Buongiorno ragazzi di Primo Dan, oggi siamo qui a parlare di Kwankido con il maestro Bismana, giusto? Ok, sono arrivato un po' in ritardo, quindi ho già iniziato la lezione, quindi adesso dovremo fare saluto da soli. Allora, se dovessimo spiegare alle persone che non conoscono che cos'è Kwankido in poco tempo, come glielo spieghiamo? Kwankido è una scuola nella quale c'è vari stili tradizionali e antichi della Cina e del Vietnam e c'è un metodo pedagogico all'interno che è sempre in evoluzione. Quindi abbiamo un settore ricerche, è un'arte marziale che racchiude il moderno e il tradizionale. Quindi l'antico, le radici antiche della Cina e del Vietnam con gli stili e il moderno, tutto quello che la scienza moderna ci porta e ci aiuta per migliorare il nostro stile. Ah, quindi a differenza di un'arte marziale che è continuamente tradizionalista, questa cerca sempre di migliorarsi, è molto interessante. Ok, sono nelle tue mani, maestro. C'è un saluto che si fa all'inizio? Certo, saluto per rispetto al maestro o alla struttura dove lo mettiamo. Allora ci si può posizionare. Ovviamente loro l'hanno già fatto, quindi adesso lo faremo per vedere. Aspetta delle spalle. Sì. Rimani qua. Incroci. Giri. E chiudi qua, saluto, siamo pronti per iniziare quindi, perfetto. Tanto per iniziare, vabbè, io ce l'ho, la cintura non ce l'ho, ma come funziona il sistema di cinture? Abbiamo la cintura bianca che è il novizio che entra, sì. Poi ogni anno fa un esame, ogni 8 mesi, perché di solito luglio e agosto non si calcolano, e fino ad avere 4 strisce blu sulla cintura. A questo punto fa la cintura nera. Perfetto. La cintura nera lo porta, noi diciamo, davanti alla porta del tempio dove ci si allena veramente. Dopodiché si apre la porta del tempio col primo grado, quando la cintura nera prende un bordo rosso e diciamo che è il sangue del sacrificio uno fatto per arrivare lì. E da lì in poi sale una scala sempre più difficile e importante. E ovviamente il massimo grado in questo caso è questo, giusto? Questo, che è la cintura che il mio maestro mi ha dato. Ok, maestro. Allora, si dice maestro o come funziona? Sì, noi si chiamano Wusu, Tosu, Wusu, eccetera, però io sono il maestro. Ah, il maestro, allora, ti posso chiamare maestro. Allora, se una persona dovesse cominciare, c'è una posizione di guardia, una tecnica di base? Partiamo dalla tecnica della parata, no? Come tutti i confusi, i movimenti sono circolari, quindi dalla posizione di base sorge il sole, tramonta il sole, sorge la luna. Guarda qua. Di nuovo. Sì. Sole. Sole. Luna. Luna. Carico. E questo che? Questo difende il viso. Ok, quindi sole. Sole. Luna. Luna. Giusto? Ah, spettacolo. Tutto va unito al corpo. Rifacciamo, quindi da qua. Sole. Luna. Ok, se volessimo alzare un pochino il livello invece. Facciamo allora i draghi che si incrociano. Sì, dai, mi sembra giusto. Ok. Allora, questa volta invece di salire così si devono incrociare i due draghi. Ok. Quindi uno, due. Quando sei qua, uno para basso e uno para alto. Ah, simile al karate, tra l'altro, più o meno. Ricordi quello che è? Sì, perché le discipline in realtà derivano tutte poi dalla stessa solfa, diciamo. La base è quella. Sì, la base è quella. Drago, uno, e due draghi che si incrociano. Ok, quindi da qua. Drago. No, all'interno. Ok, interno. E poi all'esterno, la mano. Ecco. Quindi, da qua, interno. E poi esterno. Ci siamo, dai. Comincio a prenderci un po' confidenza. Questa disciplina, ovviamente, ha tecniche di base, ha anche delle forme, giusto? Ok. Siamo andati a chiamare un aiuto dal pubblico. Tu ti chiami? Luca. Luca. E ci farai vedere una forma adesso, ok? Quante sono le forme nel Kwankido? Beh, diciamo che fino alla nera sono 5. Poi ogni grado ha 1 o 2 forme. Ah, ok, quindi più, non sono tantissimi. No, più ci sono delle forme ancora più antiche che vengono insegnate solo più avanti. Ah, ok. E questa che forma che vediamo adesso? Com'è? Questa è per il quinto dan. Quinto dan, quindi è una forma superiore. Sì, è il leone di marmo, Taksukien. Leone di marmo si chiama.
Taxi, vieni! Ci vuole tanta velocità comunque anche nel farlo, eh. Cioè rispetto magari a, ad esempio, il karate, sono molto più dinamiche, molto più veloci, molto belle, quindi grazie mille. Grazie. Ok, qua adesso qua abbiamo visto un livello molto alto, no? Vogliamo vedere una un po' più base magari. Primo dan, che è appena passata in pratica. Ok, dai, vediamo, primo dan. Allora, adesso il maestro ci ha portato, come ti chiami? Sara. Sara. Tu sei Primo Dan, quindi come il, come il canale, tra l'altro, il canale si chiama Primo Dan. Primo Dan più o meno, perché uno quando diventa Primo Dan comincia il proprio percorso, quindi più o meno il significato è lo stesso. Adesso quindi andiamo a vedere un kata, diciamo, per il Primo Dan, giusto? Quien. Giusto, perché si chiamano Quien. Ok, vai, siamo nelle tue mani allora. Brava, complimenti. Anche in questo caso comunque sono molto più fluide. Mi cambiano? Sì. Perché l'interpretazione del gesto cambia. E questo, come si chiama questo? Longo Quien. Longo Quien, ma ha un significato particolare? Tigre e il drago che si incontrano. Ah, ok, tigre e il drago che si incontrano. Quindi poi avete tutti i significati un po' con gli animali. Bello, bravo, grazie mille. Grazie. Ok. Allora, abbiamo visto due dei nostri Quien di base. Uno superiore e uno di base. Adesso vediamo una tecnica di combattimento, anche questa di base, che si inserisce nel secondo certo capo. Quindi dopo due anni o tre anni di parte. Ah, okay. Due anni di parte. Due anni, cavolo. Va bene. Ok, siamo qui con Angelo. Angelo, piacere. Piacere da me. E vediamo un po'. La nostra guardia è sempre, perché per evitare di mostrare tutti i punti vitali, è sempre. Ok, quindi non bisogna far vedere i punti vitali. E ok, la mano così. Questa sotto, perfetto. Ok. Cominciamo col primo passaggio. Sì, allora, quindi fammela rivedere per favore. Il primo passaggio è avvicinarsi, perché da qua non riesco a colpire. Ok. Perché ti avvicinerai facendo un passo incrociato. Sì. E mantenendo la linearità dello sposto. Ok, quindi non esporti. Ah, quindi come più o meno nel karate, quindi fondamentalmente. Esatto. Anche nel karate non vogliono prendere punti. Sì. Esatto. E quindi lo facciamo anche noi. Avanti nuovamente. Ok. Crei un piccolo varco. No, un piccolo varco. La mia guardia mi protegge. Sì. Tu crei un piccolo varco. Ah, lo sposto. Passaggio del pugno. Uno e due. Giusto. E tarerai sempre dalla parte dello stomaco. Quindi da qua, la mano che è appena entrata, ti aiuterà per liberare e contrattaccare lo stomaco. Ok, proviamo. Prova. Allora, da qua, quindi uno, sposto, due, avanza, sposto, entri, apri il viso. Ah, uno. E poi con la stessa mano, con questa entrata, rimani qua. Tengo. Apertura, questo braccio ti impedisce di
di colpirmi allo stomaco, apertura ed è lo stomaco. Ok. Senza afferrare, è sufficiente spingere. Ah, ok. La base è usare sempre due mani. Sempre due mani. Una difende e l'altra. Quello che noi importa è devo penetrare nella sua guardia. Non mi interessa spostare troppo, perché tu fai più ti sposti, più è difficile. Sì. E a me basta spostare per arrivare a bersaglio. Appena appena. Dopodiché mentre abbasso questo, colpisco, ritorno su per proteggermi in caso che lui o torna su in guardia o mi attacca con l'altra mano e entro di nuovo qua. Qua. Sposto, uno, due, tre. Esatto. Oh, più o meno, dai. Devo prendere un po' di fluidità, essere un po' rigido, però... Non è che sì. Ancora sai cosa fai? Sì. E questa qui che non so cosa... Che fai questo? Troppo, sposto troppo. Perché la porti qua? Ti scopro? È vero. Quindi questa deve rimanere qua. Infatti, a me interessa solo spostare per poter penetrare con il culo. Ok. Quindi da qua. Uno, due, tre. Quindi appena più minimal, più... Una tecnica è difficile che butti giù qualcuno. Certo, quindi devi essere più... cioè essere sempre una seconda tecnica, giusto. Ok, grazie mille. E adesso abbiamo visto il kata, abbiamo visto il Qian, abbiamo visto tecniche di base, la guardia, quindi abbiamo capito che è questa. Sappiamo che... però ci sono anche le armi in questo tipo di arte marziale. La alabarda. Spettacolo. Piacere, come ti chiami? Ciao, Letizia. Letizia, ok, quindi ci farai vedere adesso la alabarda. Adesso ti fai le scarpe. Aspetta. Le scarpe. Ok, ci siamo. Vai. Comunque è un'arte marziale completa anche in questo caso, perché abbiamo lo studio di diverse cose. Abbiamo lo studio di armi, lo studio di... anche a livello atletico, cioè una persona praticando quest'arte diventa un atleta, perché sa muovere il proprio corpo. Sa soprattutto coordinare i movimenti. E quindi rendersi conto dello spazio temporale dov'è, coordina braccia, busto, gambe. Sì, sono proprio abilità psicomotorie molto molto elevate. Dai, dato che mo? Brava, ma posso provare a tenerla un attimo la barda? Pensavo fosse più pesante, cioè è difficile da maneggiare perché devi... È lunga. Ma c'è una tecnica di base che si può fare con la barda? Inizia sempre con il bastone medio. Bastone lungo, se volessi superare gli step. Bruciare le tappe. Cioè facciamo finta che fosse il bastone lungo. La carata. Ok. Da qua, carata, forte. Vuoto. Uno e poi tardi. Ok. Quindi da qua, parata. Così. Devi andare a cercarlo. Poi devi andare a cercarlo. Adesso perché devi tagliarlo in due, questo è molto lo so. Più o meno, questo non è facile. Comunque, grazie mille, davvero, grazie. Ok, prossima arma, vediamo un po'. Catena. In questo caso sono sempre comunque delle forme che stanno applicando loro con le armi. Ce l'abbiamo anche con Macleta, Domenico. Con le armi. Ma quindi voi fate anche delle gare, cioè proprio delle gare con le armi. Però sono le coperte, ma certo, comunque sono le sicurezze del caso.
bellissima. Veramente bravo. questa è meglio che non la. Posso solo tenerla in mano perché c'è. È un anello di sicurezza. Ah! Yeah, questa però difficile. Però cavolo, cioè tu hai un anello di sicurezza così sulle mani. E poi per arrivare a questo devi fare prima il long jump. Ah. Poi c'è il tanking jump, questi sono tre pezzi. E dopo arriva la catena. Ah, ok, quindi. I vari gradi. Quando raggiungi un certo grado per passare un'altra arma e via via arriva. Quindi ovviamente il primo, la prima arma in assoluto è il bastone lungo. Bastone e long jump. Okay, e il nunchaku sarebbe. E il bastone corto. Ok, e poi da lì piano piano. Adesso abbiamo inserito il combattimento di armi anche nei bambini. Cavolo, molto. Con il bastone corto e il long jump, il nunchaku. Anche perché. Si divertono perché non ci si fa male. Sì. Anche la gente che ha paura. Le armi va tranquillo perché non facendosi male fa. Cioè voi imparate comunque tanto anche a cadere, giustamente. Ok, quindi vai, grazie mille davvero. Grazie a me. Allora, parliamo di combattimento sportivo. Come funziona il regolamento da gara? Perché voi avete due tipi di combattimento, quello libero, giustamente. Certo, la palestra. La palestra. E quello da gara. Quello da gara ovviamente ha delle regole. Hai vietato il KO, abbiamo un guanto solo che può colpire il viso, ma non nel triangolo, occhi, naso e bocca. Quindi solo tipo ganci si, esatto, possono tirare, con una mano sola. Oh, esce di lato e tiri dritto. Basta che vai di lato. Non puoi colpirlo qua, ma solo, esatto, qua. Al corpo, tutte e due possono andare al corpo. Calci al viso sono validi, controllati. Okay, proiezioni. Proiezioni, leve, qualsiasi. Anche a terra vale il combattimento? A terra massimo 3 secondi. Se lo tieni a 3 secondi a terra, ok. Hai un punto. E quanti punti servono per poter vincere il match? Da tempo. Ah, tempo. Non c'è peso. Non c'è peso? Chi fa più punti vince. Ok. Ah. E si fa sempre per squadre. Sempre a squadre, non si fa mai individuale. Perfetto. Potrei comporre una squadra con qualcuno per farlo adesso, per provare? Proviamo, dai. Allora, io creiamo una squadra. Io scelgo lui perché mi sembra forte. Mi sembra forte lui. Poi non so se sbaglio, Marco. La cintura. Sono uguali, loro. Quindi. L'arbitro si mette al centro. Sì. E fa Nim. Poi tu. Vengono fuori due. Allora, sì, i due angeli. Prima loro. Ah, quindi si sceglie proprio subito prima per combattere. Sì, perché lui. Voi siete cintura rossa. Sì. Quindi voi due decidete tra di voi chi esce. Ok, vabbè, in questo caso la strategia. Ah, questo esco io perché non so il regolamento, quindi devo un attimo vedere. No, in questo caso io incontro lui, mi fa comodo. Ti dico, lo conosco, ti tiro qui. Ok. Esce Angelo e. Esce Angelo, per esempio. Ok, adesso rimani lì. Ti sedete. Ok, vai. Mi raccomando. Vai, oh, mollare. Adesso proviamo appunto sempre contatto leggero, quindi l'obiettivo è fare punto e va bene, sono nelle tue mani. Ok. Tu. Oh! Oh! No. Con le mani. Va bene.
Sì, non sapevo, cioè dicevo, cazzo, questo può colpire o non può colpire. Bello però, cioè comunque c'è tanto movimento, c'è tanto controllo comunque, e quando il colpo arriva. Ti ricordo che siamo anche senza apparativi, quindi sì, adesso era giusto, certo. Controllato. Comunque bello, grazie mille, grazie a te. Davvero. Bello, bello. È divertente, controllato, ritmo alto, controllo. Grazie, grazie, grazie davvero, è stato un piacere, complimenti. Complimenti davvero, maestro. Mi sono divertito, comunque anche questa è un'arte marziale completa, che comunque crea degli atleti che hanno un buon livello tecnico. Se volete venire a provare, facciamo in descrizione, voi siete qui a Milano, zona Bicocca più o meno. Comunque voi avete c'è un sito dove ci sono tutte le palestre, anche sì. Di Milano dove... Ok, quindi in caso lasciamo tutto in descrizione, se volete venire a fare anche una prova, venire a contattare eventualmente il maestro, lasciamo tutto in descrizione. Mi raccomando ragazzi, cosa importante, iscrivetevi al canale ragazzi e cliccate sul tasto like, importantissimo. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao!